Bentornati su Geocronache. Un uomo solo è al comando. La sua maglia è bianco-celeste. Il suo nome è Fausto Coppi. E con questa frase immortale e con la voce gracchiata che il giornalista Mario Ferretti racconta alla radio le fasi conclusive di una delle più grandi imprese ciclistiche di tutti i tempi. È tra le più grandi della storia dello sport. La fuga più leggendaria della storia del Giro d'Italia, che proietta Fausto Coppi tra i grandi dello sport, contribuendo ad arricchire ulteriormente il mito del campionissimo. Giugno 1949. L'Italia porta ancora addosso i segni della tragedia e delle devastazioni della guerra. Il ciclismo rimane lo sport popolare e il classico appuntamento con il Giro d'Italia è irrinunciabile. Quel giorno si corre la 17ª tappa della 32ª edizione del Giro. Si parte da Cuneo e si sconfina in Francia per arrivare a Pinerolo 254 km dopo. È una tappa mai vista al Giro, da far venire i brividi. Il percorso si snoda tra salite e discese, raggiungendo la quota di oltre 2000 metri d'altezza, scalando in ordine i passi alpini della Maddalena, del Var, dell'Isoar, del Monginevro e del Sestriere, tra i più alti dell'area. Quell'anno Coppi arriva alla Corsa Rosa dopo aver vinto per la terza volta la Milano-Sanremo e il Giro di Romagna, davanti a rivali dello spessore di Gino Bartali e Fiorenzo Magni. È il favorito per la vittoria finale, anche se per 16 tappe non indossa mai la maglia rosa. A guidare la classifica generale del Giro c'è Adolfo Leoni. Coppi è secondo, con un ritardo di soli 43 secondi da Leoni e con un margine di sicurezza di oltre 9 minuti su Bartali. Ginettaccio, così come viene chiamato Bartali, nel 1949 ha 35 anni. Nonostante resti un grande campione, i suoi muscoli iniziano a faticare nel competere con ciclisti più giovani come il 29enne Coppi. Alla partenza, le nuvole minacciose all'orizzonte non preannunciano nulla di buono. Il cielo scuro accresce le inquietudini, i cuori sussultano, le gambe vacillano e le certezze traballano. Pronti? Via! Al 50° chilometro inizia a cadere una fastidiosissima pioggia minuta che penetra nelle ossa. Fa freddo. Sul colle della Maddalena, prima salita di giornata, si passa dall'asfalto allo sterrato. Il manto di polvere sulla strada si sta lentamente ma inesorabilmente trasformando in fango. I corridori stentano a prendere il ritmo. All'altezza dell'Argentera, Coppi si accorge che Bartali non è alla sua ruota. Scatta fulmineo e fa il vuoto dietro di sé. Al traguardo mancano ancora 192 chilometri. Riprende e stacca anche chi era scattato in precedenza e guidava in quel momento la corsa, rimanendo da solo già sulla Maddalena. Bartali si rende conto che è in ritardo e medita sul da farsi. Il campionissimo è già in cima al colle, con poco meno di un minuto sul secondo e 2 minuti e 15 su una decina di inseguitori. Bartali è lontano, a 2:40, e la maglia rosa Leoni è a 3 minuti.
Coppi procede in solitudine la meravigliosa cavalcata verso la vetta, l'arrivo, la maglia rosa, la gloria, il mito. In una tappa divenuta leggendaria, una buona parte dell'incanto dell'impresa fatta quel giorno da Fausto Coppi dimora nel tentativo disperato e nello stesso tempo eroico di Gino Bartali di non arrendersi. L'orgoglioso e battagliero ginettaccio, sporco di fango e con lo sguardo fisso, scatta non appena la strada che porta verso il colle di Bar inizia ad inerpicarsi. Tenta la rimonta. Inizia così un duello a distanza fra Bartali e Coppi, tra l'inseguitore e l'inseguito. Lì davanti, però, Fausto Coppi è irraggiungibile. Il corpo è curvo sulla bicicletta. La fatica è dipinta sul volto, ma la pedalata è elegante, possente come sempre, nonostante la pioggia e il fango che si accumula sotto le ruote. È il ciclismo eroico, epico, irripetibile, il simbolo di un'altra epoca. Fausto Coppi passa sul Colle di Bar con un vantaggio di 4 minuti e 30 su Gino Bartali, che nel frattempo è rimasto da solo. Sul colle dell'Isoar il distacco aumenta ancora, fino ad arrivare a 6 minuti e 55 secondi. All'arrivo, Coppi è primo. Poco più di 9 ore dopo essere partito da Cuneo, il campionissimo è distrutto dalla fatica, ma riesce a rilasciare queste parole: non avevo neppure pensato a una pazzia simile, anzi, ho sbagliato. Ho soltanto risposto a uno scatto di volpi, quando la salita dopo Argentera si faceva più ripida. E mi sono trovato in testa. Ho visto Bartali un po' indietro e ho continuato. Ed eccomi qui. Ma quanto è stata dura. Troppo lunga. L'impresa è compiuta. Dopo una fuga di 192 km, e dopo aver scalato in perfetta solitudine 5 colli alpini, Coppi entra di diritto nella leggenda. A Pinerolo, Bartali arriva secondo, con 11 minuti e 52 secondi di ritardo. Quel giro, naturalmente, lo vince Fausto Coppi. Quell'anno il campionissimo avrebbe vinto anche il Tour de France, centrando, primo nella storia, la doppietta Giro e Tour. La Cuneo Pinerolo del Giro d'Italia del 1949 è la tappa più bella di sempre, la più leggendaria e probabilmente la più grande impresa ciclistica di tutti i tempi. E lo è grazie alle gesta di un uomo che avrebbe potuto limitarsi a vincere e invece decide di esagerare, di riscrivere la regola di uno sport che resta ineguagliabile, impareggiabile per epica e culto della fatica. Un uomo solo al comando. La sua maglia è bianco-celeste. Il suo nome è Fausto Coppi. Se avete suggerimenti da fare, o curiosità, dubbi, domande, scrivetele nei commenti e vi risponderemo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video.